serie di manifestazioni sindacali ha avuto luogo in Giappone. A Tokyo, dopo un conflitto tra comunisti e soldati americani, la polizia vieta ogni dimostrazione all'aperto. Severamente bloccati tutti gli accessi al parco Hibiya, dove solevano svolgersi i comizi. Si parla della indecifrabilità delle fisionomie nipponiche. Qui però si capisce tutto. Capi di organizzazioni operaie che protestano, polizia che intima il classico circolare. I cordoni si estendono fin sopra i tetti. Sono le due principessine d'Olanda, Margaret e Marieke. La regina Giuliana le ha accompagnate a Sparndam, presso Harlem, dove Margaret, tenuta per mano dal ministro Dekkers, compie la sua prima cerimonia ufficiale. Lo scoprimento della statua ad Hans Brinker, il quasi leggendario protagonista di un libro per ragazzi. Una delle sue imprese è il salvataggio di Harlem, con una intrepida lotta contro le chiuse di una diga. La piccola Marieke vorrebbe avere subito anche lei un monumento da inaugurare. Striscione dà il benvenuto al pubblico del più vasto cinema del mondo, folla da grande partita di calcio. Effettivamente si tratta di uno degli anfiteatri sportivi costruiti a Berlino Ovest per le Olimpiadi del 36. Preludio dell'orchestra filarmonica. Poi sarà di scena Robin Hood, che non s'era mai visto guardare da tanti occhi, 44.000 in una volta. Il cielo sibila e la terra trema a Cantico, nella Virginia. Sono gli esami finali della scuola del Marenco. Sgombrato il terreno coi lanciafiamme, si inizia l'intervento degli elicotteri. Somigliano a strani insetti volanti, rucchi di farfalle senz'ali, un po' curvati, estroflessi. Lo sbarco, il tema tattico proposto a questi allievi, è analogo a uno di quelli affrontati dalla prima divisione della fanteria di marina americana durante la guerra. Dopo gli uomini, un cannone a tiro rapido. Pochi secondi e si apre il fuoco. Non deve essere comodo trovarsi al posto di quelle sagome. Salgono verso una delle più spaziose prospettive del Pincio e una delle più classiche vedute di Roma i rappresentanti della cinematografia messicana. Sono ospiti dell'Anica. Il dottor Gualino, De Pirro e Monaco sono tra coloro che fanno gli onori di casa. William Carroll è il capo della delegazione, che comprende le signore Brooks e Ibarra, i signori Azcarraga, Loventhal, Grovas, Brooks e Ibarra. Un album raccoglie a ricordo dell'incontro le firme dei presenti. Il parlato ha creato nel cinema la divisione delle lingue, non ha distrutto l'universalità di un linguaggio delle immagini, che dagli scambi internazionali non può essere che arricchito.